Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo vlog del canale. Oggi vi porto con me a Milano per vedere Inter Milan, semifinale di Coppa Italia, partenza all'aeroporto di Olbia Cosa Smeralda, direzione Gate B3. Ok ragazzi, ho fatto il check-in con documenti, carta d'imbarco e Green Pass. Adesso è il momento di imbarcarci nell'aereo. Pertanto prendiamo la navetta aeroportuale e saliamo nel nostro volo EasyJet, che nonostante sia una compagnia low cost, ho pagato fior di quattrini per questa giornata. È ora di salire nell'aereo e prendere il mio posto, ovvero il 13A vicino al finestrino. La partita è alle ore 21, quindi arriverò di mattina, quindi passerò il pomeriggio con un po' di amici, un po' di locali, direzione aeroporto di Bergamo, Orio al Serio. Eccoci qua, aeroporto di Bergamo Orio al Serio, adesso scendiamo questi gradini ed entriamo in aeroporto. Come arriverò adesso a Milano? Semplice, fuori dall'aeroporto ci aspetta un bus che ci porterà fino alla stazione centrale di Milano, dopodiché da lì a piedi o con la metro mi dirigerò nella zona di San Babila dove c'è l'hotel. Ho preso la metro ed eccomi qua, vicinissimo a Via Monte Napoleone. È un posto bellissimo. Stadio San Siro. Eccoci qua, i gradini verso il campo, è sempre una grandissima emozione. Mi raccomando ragazzi, mi piace, iscrizione e ditemi nei commenti che squadra ti fate, se Inter o Milan oppure altre squadre. Metto i cuoricini a tutti. Il mio posto è nella fila 8 del settore O, poltroncina rossa centrale, bellissima vista e veramente vicinissimo al campo. Ecco il Milan che inizia il riscaldamento. Molto importante, ditemi nei commenti se vorreste altri vlog.
Piccolo contenuto extra ed esclusivo, vi porto dentro lo stadio di San Siro per vedere corridoi, spogliatoi, sala interviste e infine lo scoprirete. Questa è la zona interviste post partita dell'Inter, che comunque può essere cambiata in quella del Milan a seconda di chi gioca in casa. Mentre qua c'è lo spogliatoio, diciamo che mi aspettavo qualcosa di più importante per l'Inter, anche per il Milan. Sono abbastanza piccoli gli spogliatoi, però sono comunque molto minimal e fanno il loro dovere, diciamo. Ma anche il Milan c'è, però il Milan ha la porta rossa, quindi dall'esterno non si vede. Il Milan, vabbè, ve lo schermati, se comunque se avete domande o curiosità, visto che le avete visitate entrambi, chiedete pure. Thank you.